There's no place I'd rather be. E a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Silvia, ci siamo in un nuovissimo video. Oggi sono qui in compagnia di mia mamma. Ciao. Oggi siamo qui ragazzi dopo tantissimo tempo, veramente è passato troppo tempo, con una nuova parodia parodiosa. Ragazzi, mamma mia, troppo tempo lo dicevo, è bellissimo. Tutto questo è nato perché ieri mi stavo guardando alcuni miei vecchissimi video, mi sono messa a ridere con i miei stessi video, quindi ho detto hey, ricominciamo a fare parodie. Moltissimi di voi aspettavano questo momento da veramente troppo troppo tempo e volevo annunciarvi che se questo video raggiungerà 30.000 mi piace, vedrete da questo momento in poi almeno una volta a settimana una parodia su questo canale. Devo arrivare assolutamente a 30.000 like, giusto? A voglia. Tanto ragazzi, cosa ci vuole raggiungere 30.000 like per le parodie di Silvia Show? Da questo video in poi, a proposito, tante novità. Ogni inizio video avrete 5 secondi dal momento in cui io avvierò il timer per lasciare like al video e commentare qui sotto con fatto. I primi 10 che riusciranno a lasciare like e a commentare con fatto verranno salutati nel mio prossimo video e da questo momento in poi lo farò in ogni intro. Ho messo una storia su Instagram chiedendomi una parodia da fare e ho ricevuto milioni, ma veramente miliardi di direct segnalandomi il canale Follettina Creation, che io cioè l'ho conosciuta adesso. Tu mamma la conoscevi? Sì. La conosceva mia mamma e non io. Oggi sono qui per esaminare un video con voi, non l'ho ancora visto, quindi ho paura. E detto questo, niente, basta, oddio, sono molto emozionata di fare questa parodia dopo 2 anni. Niente, noi vi lasciamo al video e buona visione! Intro degna di un canale di Minecraft. Sono una persona che si può far chiamare Follettina Creation, vabbè, intro così. Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo... Subito... Dunque... Video cambio di Sharon, allora. Cambio di Sharon. Sharon, ragazzi, sono un attimo persa. Per questo video cambio ho scelto questo vestitino carinissimo. Ma è viva la bambina? Ma chi è? Nipote sua? Ma perché si muove? Raga, che paura. In vesina? Ah, addirittura. Basement. Che ho preso 1 euro da Wishy. Wishy, tu conosci? Ah, Wishy, quello che ordini quanto arriva il vestitino, il bambino già c'ha 18 anni. Quel sito che ti Wish arriva la roba dopo 18. Si chiama proprio Wish. Molto molto fresco. Sta fresca raga, ma cioè... Quanto sono fresco. Poi queste scarpette di Scarlett che le vanno benissimo. Cioè ma... Tanto il piedino non gli cresce. Ma non ho capito, ma è vivo o no? No, sono quelle bambole di silicone spaventosi. Che paura. Perché le lascerò queste calzettine visto che non ho altro. No, poverina, ancora nessuno gliel'ha regalato. Ragazzi dai, muovetevi, per favore. Il suo ciuccio con cui è arrivata. Il suo ciuccio con cui è arrivata. Pure te sei arrivato con ciuccio. Con l'orsetto. E le metterò in testa. Sulla testolina. In capoccia. Sulla testolina. Sulla capocchia. Poverina. Questa farfallina in resina calamitata che... Ma che c'è? Mettere una calamita anche a te. Su sta capoccia tua di ferro. Oh. No, con la calamita. Raga. Wow. Cioè, possiamo anche chiudere il video. Userò come fiocchetto che ho fatto io. Ma perché la calamita se la bambina è di silicone? Cioè la chimica proprio per te è un optional teso. E daremo il latte con il nuovo biberon che mi hanno regalato. Biberon? Biberon? Latte. Ma poi latte. È una bambola, io non so come. Ma io boh. Ma perché? Non so. Dalla mia lista Amazon. Ah, adesso Amazon. Ah, la lista Amazon. No. Stava nella lista di Amazon. Ah, qualcuno l'ha comprato. No, non compro mai niente. Okay. Mia madre sa più cose di me. Le bagneremo i capelli con questa lozione per capelli. Per i capelli. Ma quali? Quali? Non se li metti calamite in testa. Su quei fil di ferro che c'è. C'è fil di ferro. Capito? Io metto occhiali. Sì, e io mi metto due prosciutti. Posso mettere due pezzi di prosciutto? Ragazzi, fa senso di maternità questa. E la spazzoleremo con la sua spazzola. C'ha pure la spazzola, ragazzi. Ma è sempre da lista Amazon questo, eh. Iniziamo togliendogli il ciuccio. Un altro, un altro. No, ciuccio. Poi piange. No, non togli il ciuccio, piange, poverino. Questo qui, diciamo così. Non riesce a togliere.
guarda che braccia che c'ha da cose. Cioè, dai un cazzotto al ragazzino, lo spezzi tu anche se è di ferro, eh. Cioè, proprio la struttura di Oddio, io sto scoppiando. Togliamo questo ciuccio. Questo ciuccio l'ha parto io. Una parte da bambino, la parte del ciuccio. Vedete così e mettiamo quest'altro dentro, ecco qui, così dopo possiamo rimetterglielo. Ma che ciuccio gli ha detto alla mia testa, c'ha i denti di sfera, e ragazzino, sfera e basta, calamità. Ne togliamo la fascettina. La fascettina, raga, queste cose ce l'ho manco io, mamma mia, che paura. Vedete? Vedete, ha buttato io, che cazzo. Ed il vestitino. Paura che era dura. Ma i capelli dove ce l'ha sta relazione? No. Si applicano dopo. Come calamini si attaccano in testa e fine. No, con scalpello così. E se c'è un nodo qualcosa prende a sega elettrico quello là di diamantato. Oh, poi la ragazzina c'è il numero 12 di piede, 34, che è? Ah, vedi, 12-14, no, c'è un bel lotta, piedino, eh? Un bello bistecca. Chiara Ferragni. Beh, leoncino. Ecco qui. Poverina, gli sta staccando il braccio. È un robot, si tolgono a boliarti, io non lo so. Volevo ricordarvi che questo è un roleplay. È un roleplay. Roller play. Non era la montagna russa il roller del qualcosa. Vabbè, sta bambina gli sta a fare una bella montagna russa. La difficoltà, sì, di difficoltà è proprio di sganciare tutti quegli attrezzi, le cose, i segmenti. Fatto solo per intrattenere il pubblico che mi segue. Trattenere. Pubblico chi? Trattenere. Non faccio queste cose tutti i giorni, non è che mi sveglio la mattina e dico moglie, cambio il vestitino. No. Ma te pare una madre che cambia il bambino una volta al mese, che sarà mai? Ma nella sua lista Amazon ci sono tipo 14 vestiti che vuole che qualcuno gli regali. Mica sì. Mi sveglio la mattina pensando ai vestiti, No. Assolutamente no, non lo farei mai perché sono bambole. Ah vabbè, almeno di questo è consapevole, dai. Quindi non cominciate a scrivere nei commenti roba del tipo ma sei matta qui e lì. Effettivamente, grande. Concordo con la gente che ha fatto questo commento. Mi unisco assolutamente a questo commento. L'ho appena detto, aspettate, lo togliamo un attimo le calze che se no non riusciamo a toglierle il pantalone, povera piccina. Se tu non togli i calzini bambino non riesci a togliere il pantalone. Però il fatto che è una bambola sono consapevole. Poi piccina amore di mamma, vieni qua che ti tolgo i pantaloncini. Esercitiamo, dai, togli i calzini. Vai, togli i calzini. Aspetta, prima li devi togliere. Prima svitala. Ok. Prendi cacciavite. Ok, poi a calamita. Vai. Eccola ragazzi, la nostra bambina è pronta. La bambina è presa da artrite perché cioè, l'ha distrutta sti gambe. I legamenti proprio sono partiti a... Sharon, amore mio. Sto vestito è per un bambino di 12 anni. Cioè... Aspettate. Vieni amore, mettiti così. Vieni amore, mettiti così. Ma guarda come va. Ecco qui. Faccia tutta soffocata con quel così tipo boom, boom, shot. Così allacciamo il vestitino per dietro. No, è morta la bambina. Pure il fiocchetto. Ecco. Ma come l'ha alzata? Povera creatura. Poverino. Quei vestiti di striscia per terra. Coprigli gli occhi, poverino, perché le va un po' grandetto, ma non fa nulla. Che cosa? Ai, è la bambina di Tai, te credo. Pure da morta ho sentito quel dolore, anche un morto sentito così. Scusate il telefono. Ah, il cellulare. Ma che brutta suoneria, che paura. Scusate il telefono. Non fateci caso. Ho detto rispondi, dai. La suoneria mi stacca il timpani. Mi ha dato una capocciata, la spigolo dal letto. Hai visto? Va bene, dai. Vede poi lei di ferro, vero? Ci mette a calamita. Ah, ecco perché appoggiala al ferro, perché siccome è di ferro, la cosa rimane ferma. Voilà, eccola qui. Vuoi rispondere? E rimettiamo le calzettine. Ah, c'è tutto il tempo io sta drin drin, rispondi. Che brutta suoneria, raga. Rispondi! Rispondi!
che adoro, tra l'altro non la cambio mai. Non cambierò mai. Anche se cambio telefono metto sempre questa suoneria, perché io la amo veramente. La ama lei. È pazza, è proprio di tutto. Io non lo so. C'ha gusti particolari di tutto. Ecco qui. Comunque queste due braccia siete da una sberla, voli, eh. Porca miseria, speriamo che non sa dove abitiamo. Eh beh. Ce la troviamo sotto casa, tra bambole, ci deve fiare il capocciare. E poi è davvero. Con un siluro. Hola. Ma io voglio vederla in faccia sta. Io pure. Ma sembra che sia bevuta 3 bottiglie di vodka ieri sera, eh. Drinka, piccolette, eh. Gin fiss, eh. Vediamo il lattuccio col suo biberon. Chiamate... assistenti sociali, togliete sta bambina. Guarda come che movimenti fa per farla bere, proprio quank, 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 gli dà scelte trampate, dà. La farfallina ma non fa nulla. Che? Ma per un minuto? Siamo al fondo, dentro la gola, infilo fra le costole, Marco, ed è tra che io spruzza direttamente. Adesso le faremo fare il rotino. Dai due stecche, sì, sì, adesso. No, con la mazza da golf, così. Pa! Ti credo. Stasera andrò. Mamma, io passo. Io ho finito. Basta. Arrivederci, basta. Grazie, è stato basta, bellissimo. Grazie, grazie. Finita. Bella per voi. Ti rifaccio fare un rottino, dai. Io dico che sinceramente Follettina Creation non sta bene, perché poi adesso so già che riceverò migliaia di milioni di miliardi di commenti da parte dei suoi fan attaccandomi. Però io posso tanto dirvi che questo è un video a scopo di divertimento, quindi ironia pura. Ovviamente ragazzi, non è che pensiamo le cose che abbiamo detto su Follettina durante il video. Detto questo, vi ricordo appunto che questa è una parodia, quindi il nome stesso dice, ragazzi, una cosa di ironia, non prendetela, oppure se Follettina sta guardando questo video non prenderla sul personale. Però per favore, un giorno mi devi invitare a casa tua, perché voglio provare a fare il routine a Sharon. Detto questo, io mando un grande bacio, vi lascio qui sotto in descrizione tutti quanti i link dei miei social network. Raggiungiamo 30.000 like se volete altre parodie su questo canale. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Avete qua, ciao, 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 ciao,